È dagli anni 90 che Fano 2, uno dei quartieri più popolosi di Fano, non riceve un intervento di asfaltatura. Molti cittadini, già dall'era Aguzzi, anche per via delle rovinose nevicate, reclamavano un intervento sulle strade che negli ultimi anni, soprattutto quelle d'ingresso al quartiere, erano profondamente danneggiate. Da ieri, grazie al piano d'asfaltatura approntato dal comune di Fano, che ha interessato già le arterie principali della città ed altri quartieri, macchine in movimento a Fano 2. E naturalmente si è partiti con la preparazione del fondo. E ovviamente i lavori nella città non si fermeranno con questo primo intervento, ci saranno anche in altre zone della città. Però per quello che riguarda Fano 2 era un intervento necessario che giustamente i cittadini richiedevano da anni e come impegnato abbiamo mantenuto anche questo impegno. Oggi giornata di ulteriore preparazione e misurazione dei volumi di materiale necessario per le opere cantierate, anche se stamane alcuni cittadini alla vista del sindaco e dell'assessore hanno evidenziato il problema dei parcheggi che andrebbero anch'essi interessati dai lavori, ma per ora si procede come da cronoprogramma. In questo quartiere in realtà non era mai stato steso il tappetino d'usura, quindi c'è una modifica leggera, asportiamo il primo strato di asfalto, poi rifacciamo il tappetino d'usura e interverremo con delle bonifiche più profonde laddove ad esempio i pini hanno creato dei danni alla strada, al pacchetto stradale, quindi con bonifiche più profonde in quanto le radici sono state andate a rovinare il pacchetto stradale, e cercheremo di fare tutte le strade, quindi è un lavoro grossissimo dal punto di vista degli importi, ma sicuramente molto utile a dare un decoro maggiore a questo quartiere. Poi verrà rifatta ovviamente anche tutta la segnaletica orizzontale per poter indicare meglio, migliorare la sicurezza e indicare meglio gli stalli.